Dato che noi come Adversa organizziamo anche questo evento, ho avuto possibilità di accesso rispetto ai miei colleghi di panel alle loro relazioni prima che le pronunciassero e quindi ho pensato che era inutile seguirli sulle strade ben battute da loro. E quindi mi limito a fare un discorso completamente differente, che parte da un dato assolutamente fuori registro, che è un piroscafo. In realtà io non so neanche bene cosa sia un piroscafo. Credo che sia una nave da crociera, una nave che servisse nei primi del Novecento per passare gli oceani e soprattutto arrivare in America. Le Corbusier, che era un architetto famoso, importante, probabilmente il più grande architetto del Novecento, decide di partire per quello che lui deve fare, cioè l'architetto, non dall'architettura che vede intorno a sé, ma di immaginarsi un mondo completamente diverso. Secondo lui, la prima prova della possibilità della costruzione di un mondo totalmente diverso per i suoi anni, gli anni 20, è il piroscafo, cioè una casa con tutti i servizi, completamente a misura d'uomo, che viaggia. Lui applica questo suo concetto iniziale, che non è un concetto utopistico, è un concetto visionario. Lui vede quello che ci può essere, quello che può succedere, laddove gli altri queste cose non le vedono. Allora, in realtà io partirei proprio da quello che è il senso dell'incontro, cioè del rapporto tra la comunicazione politica e la politica, basandomi su tre grandi elementi. Il primo, secondo me, è assolutamente questo: la visionarietà. Un politico deve essere visionario, deve vedere laddove gli altri non vedono nulla, deve immaginare qualcosa che può succedere e che possa passare dal poter succedere al dover succedere. E questo è contemporaneamente una caratteristica di un politico e di un comunicatore politico. Anche il comunicatore politico deve vedere laddove gli altri non sanno che ci sia qualcosa da vedere. Dalla visionarietà c'è un altro pezzo, si passa all'ascolto, l'ascolto dei bisogni del tuo elettorato, del tuo soggetto di riferimento, l'ascolto dei desideri del tuo elettorato o del tuo soggetto di riferimento. All'ascolto, come qualcuno prima ha detto, delle emozioni, perché in realtà è di questo che stiamo parlando quando si parla di comunicazione politica e di politica, di questi tre dati: desideri, emozioni e bisogni. Sono gli uomini, vanno governati gli uomini e va individuato un lessico, che sia un lessico grafico, che sia un lessico linguistico, che sia un lessico delle azioni, che sia in grado di comunicare e di agire insieme con i nostri soggetti di riferimento. Quindi visionarietà e ascolto. E l'ultimo, il terzo, la responsabilità. E questo è l'altro dato che mette in comune chi fa politica e chi fa comunicazione politica. Bisogna assumersi la responsabilità di guidare. Bisogna assumersi la responsabilità di fare bene e di fare male. Bisogna assumersela a partire dall'analisi e dalla messa in pratica di quello che ci siamo detti prima, dei bisogni, dei desideri, delle emozioni e di un lessico. Bisogna per un politico guidare il proprio elettorato, il proprio pubblico di riferimento, i propri uomini, le proprie donne. Per un comunicatore bisogna guidare le percezioni, bisogna guidare chi ascolta, chi fa riferimento a te,
lungo strade più avanti, perché guidare non significa battere i terreni che già sono stati battuti, significa cogliere dai bisogni, dai desideri e delle emozioni una strada che gli altri non vedono, perché alla fine questi tre pezzi si chiudono, perché dalla visionarietà si passa all'ascolto e dall'ascolto si passa alla responsabilità e dalla responsabilità si ritorna alla visionarietà, perché questo è il giro. Inventarsi un mondo laddove gli altri non lo hanno visto e fare sì che il mondo succeda.